Case Trezze, qui Sant'Anna, non edizione, presepe vivente, Enzo Lamberti. È sempre emozionante percorrere questo itinerario dove si rivive quanto avvenne 2014 anni or sono. Sempre emozionante, sempre più bello. L'impegno del Comitato Amici del Presepe, della comunità di Sant'Anna all'Oliveto, prosegue anno dopo anno. Noi siamo estremamente soddisfatti perché questo presepe sta riscuotendo veramente grande successo fin dal suo primo anno, e in particolare dal secondo anno in poi, quando un po' si è diffusa la notizia di questo antico borgo e delle particolarità di questo presepe: il cicerone che accompagna i gruppi, il sesterzo, gli animali che ci sono, il borgo antico. Grazie alle oltre 20 famiglie che abitano questo antico borgo e che ci rendono disponibili le loro proprietà, che riusciamo a realizzare questo presepe che coinvolge un po' tutta la comunità. Siamo soddisfatti, dicevo, perché quest'anno, nonostante la pioggia è stata inclemente, abbiamo registrato diverse migliaia di presenze in sole due rappresentazioni. Attendiamo tutti sabato 11 e domenica 12 gennaio presso il borgo Case Trezze di Sant'Anna all'Oliveto di Cava dei Tirreni, le ultime due rappresentazioni di questa nona edizione che sta riscuotendo ancora maggiore successo. Ricordo che l'evento è patrocinato dal comune di Cava dei Tirreni, dalla provincia di Salerno e dalla regione Campania. Una nota bella altresì da ricordare che non ha solo una valenza culturale e religiosa, ma anche sociale. Coinvolgiamo la comunità, coinvolgiamo gli amici diversamente abili del centro medico di riabilitazione Villa Alba di Cava dei Tirreni. È sociale perché c'è un volontariato che tra virgolette fa paura, nel senso che veramente sono tantissime le persone e le famiglie che si ritrovano unite fin da ottobre per allestire e preparare al meglio questo presepe. E allora si è avverato che l'antica profezia è cannai. Guardate come si vede! Sapete leggere, so! E se si è avverato che l'antica profezia vuol dire che la Virginella ha sgravato. Sì signore, ha sgravato lo Messia. E se è nato lo Messia però, chi sa c'è pure come fa. Moro in croce. Come è in croce? Vi peccate lì. E mo sapete che da fa? Ma nata i catenghe, l'orica. Thank you.
volevo rivivere con voi i momenti della nascita di Gesù, così come avvenne a Betlemme in quel tempo, perché vorrei vedere almeno una volta nella mia vita i disagi in cui si è trovato il bambino nascendo in una stalla. Ebbene, che stanotte allora la piccola Greccio diventi Betlemme, e là, in quella grotta, e si disponga una mangiatoia, e vi si porti del fieno, e siano condotti un buon l'asinello. E voi tutti, uomini e donne, con cieli e fiaccole, rischiarate la notte, che con il suo astro scintillante ha illuminato gli anni e i giorni tutti. Accorrete! Accorrete, frati, da ogni parte, perché stanotte qui si rende onore alla semplicità, si esalti la povertà e si lodi l'umiltà. Giunga il tempo della letizia e il tempo dell'esultanza. Presidente Vincenzo Lamberti, un itinerario che, come dicevo all'inizio, col suo omologo Enzo Lamberti è veramente emozionante. Poi abbiamo incontrato San Francesco, il quale ci ha suggerito un messaggio che dovremmo tenere sempre in mente. Certo, San Francesco è un personaggio importantissimo del nostro presepe. Ricordo che anche il nostro Gesù della Via Crucis, veramente uno importantissimo per la nostra comunità, un ragazzo eccezionale. E non solo San Francesco, penso che avete dovuto ammirare un poco tutti i personaggi, chi un po' in più, un po' in meno, ma ognuno ha fatto, cerca di fare la sua parte in modo, con tanto impegno. Effettivamente sì, dall'Arcangelo Gabriele, l'Annunciazione a Maria, ecco, l'incontro con Giuseppe, l'editto, ecco, è un susseguirsi editto di eventi che, devo dire, Sant'Anna, il suo sodalizio, sa sintetizzare veramente molto bene dopo 2014 anni. Noi siamo orgogliosissimi della nostra piccola frazione, cerchiamo di tenere unita tutta la nostra comunità. Siamo lietissimi di aver ricevuto dai nostri precedenti genitori, nonni, e abbiamo un'eredità importantissima. Cerchiamo di trasmetterla anche noi ai nostri figli, nipoti e quant'altro. Infatti ci sono tanti ragazzi, tanti giovani in questo presepe. Importante anche le guide, l'angelo guida che segue il gruppo, e quindi esplicitando le varie postazioni. La cosa effettivamente dovuta, devo dire. Noi di questo ci vogliamo scusare, perché i gruppi purtroppo sono troppo grossi, perché c'è tanta gente all'entrata. Presidente, ecco, una cosa le volevo chiedere: quanti figuranti ha impegnato anche quest'anno? Allora, siamo oltre 120-130 figuranti, ma non solo. Oltre a ringraziare tutti questi figuranti, volevo ringraziare soprattutto chi lavora dietro le quinte nel preparare zeppole, pizzette, e ce n'è tanta di quella gente che lavora in questo modo. E innanzitutto volevo ringraziare tutti gli abitanti di questo rione, che grazie a loro che si riesce ancora a fare il presepe, e siamo al nono anno. Dobbiamo veramente ringraziarlo, ognuno per famiglia, e in queste case siamo entrati siamo già oltre 2 mesi che stiamo lavorando, fin dentro le loro abitazioni, a chiedere di tutto e di più, e sono state sempre gentili e ospitali. Grazie veramente di cuore. La sua mente per il decimo anno e i suoi collaboratori cosa ha preventivato? Il decimo anno, il 10 è un anno particolare, il 10 è un numero particolare in ogni senso. Cerchiamo di fare del nostro meglio, di migliorarci. Speriamo veramente di fare del tutto, di migliorarci con la nostra buona volontà e con la collaborazione di tutta la comunità di Sant'Anna.